Noi avevamo un lascito, il lascito Ottoboni, avevamo una struttura da prendere in considerazione, riconvertire e quindi le grandissime esigenze di richieste di ospiti che avevamo all'interno ci ha fatto ragionare per considerare di aumentare questa possibilità di posti letto e anche nuovi mini alloggi e quindi abbiamo incominciato a lavorare su nuove idee, nuove potenzialità di sviluppo della casa prendendo in considerazione la nostra struttura. A quanti posti letto arriverà la struttura e come cambierà? Allora, noi abbiamo idealizzato 15 mini alloggi protetti e circa 36 posti letto nuovi. Saranno mini alloggi di ultima generazione, indipendenti, molto funzionali, di una dimensione di circa 50 metri quadri ognuno. E poi avremo 36 posti letto, innovativi, tecnologici. L'investimento a quanto ammonta? Allora, l'investimento a budget siamo a circa 12 milioni di euro, notevolmente impegnativo, di cui stiamo lavorando anche per creare le opportunità di finanziamenti, sovvenzioni. Siamo anche certi che la popolazione, tutto il territorio e le aziende sono sempre state sensibili alla Casa della Serenità e al suo sviluppo e quindi anche il territorio speriamo risulti sensibile e interessato a una contribuzione o a una presenza importante per noi. Che tempi avete previsto? Allora abbiamo stimato dei budget temporali di intorno dai 3 anni, 3 anni, considerando che avremo questo primo anno per ragionare un attimino più nel dettaglio dal punto di vista economico e poi partire con un discorso progettuale definitivo e operativo verso la fine di quest'anno, i primi dell'anno entrante. Il progetto è dello studio Laboratorio Permanente di Architettura di Milano. Ecco, come l'avete concepito? Il tema fondamentale del progetto è stato quello di favorire il più possibile l'interazione tra la Casa della Serenità e la città di Lovere e questa avverrà realizzando una grande piazza Belvedere aperta sul lago. Abbiamo disposto i volumi in modo da non sbancare la collina e quindi li abbiamo ruotati in un modo tale per cui gli edifici non risultassero troppo impattanti dal lago e dessero l'idea che la natura della collina arrivasse a toccare, a lambire il lago. E questa attenzione all'ambiente per noi è stato un elemento fondamentale. Allo stesso tempo questa rotazione dei volumi consente a tutti gli ospiti della Casa della Serenità di godere della vista del lago e vedersi anche tra di loro, come aperti su una corte verde che gli garantisca quell'interazione sociale fondamentale all'interno di una struttura aperta agli anziani e a delle persone tendenzialmente che vivono da sole. Abbiamo apprezzato molto le richieste di base della struttura della Casa della Serenità che già ci chiedevano di concepire una struttura aperta alla città, in cui al piano terra fossero collocati degli spazi come una sala polifunzionale che può essere trasformata in palestra, in cui tutta la città di Lovere potrà abitare. Davanti ci sarà una piazza, appunto, che noi ci siamo immaginati da subito aperta a tutta la città. Tutti i luoghi pubblici sono collocati che guardano il lago ed è stata portata molta attenzione alla progettazione di tutti gli spazi di distribuzione interna che potevano diventare, come delle strade di un centro storico, dei luoghi di aggregazione e di incontro tra gli abitanti della Casa della Serenità.